la gente è abituata che le fa così a c***o delle prese, quindi non ti preoccupare. Allora, nonostante l'allarme meteo, come vedete alle mie spalle, sono al passetto perché la puntata di Strane Robe necessariamente deve uscire. Sono al passetto perché oggi con il grande Piero, buongiorno a tutti, voce storica di Ancona, numismatico, faremo una puntata parlando di monete, di ritrovamenti di monete legate ad Ancona, di storie legate alle monete che andremo anche a farvi vedere. E la puntata la chiamiamo? Non lo so, non c'ho un bocco. Non c'ho un bocco, non c'avevo un bocco. Non c'avevo un bocco, io quindi, proprio niente c'ho. Non c'avevo un bocco, titolo della puntata. E prima di cominciare lanciamo la sigla. Lancia la sigla. Sigla? Sigla? Sigla, di sigla. È sigla, okay. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. E adesso entriamo con le chiavi. Di notte venendo qui strozzata con il filo elettrico. Avanti si vada. Un nome celtico. Quindi questi hanno sparato. Ancona sotterranea. Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz. Che sorge sopra un cimitero di suore. Si è incagliato qui. Cominceremo a scavare. Dopo l'avvistamento, è stato dopo. Se ne uscirà fuori il ciupacabra. A posto. All'ingresso quadrato. Dentro il rifugio antiaereo di Abinadelli. Dice, oh, ma perché sei venuto al passetto per farci vedere delle monete? Il ponte più ventoso d'Ancona. Cosa c'entra? Ma una giornata come oggi che c'è la buriana. E sono venuto al passetto perché sto cercando la moneta greca. È la prima moneta d'Ancona. C'ha 2200 anni. Dice, ma perché al passetto? Perché delle 93 che esistono recensite, poi ce n'è anche qualcuna di più in giro, ce ne sono due che l'hanno trovata al passetto. Una in mare. Sotto la seggiola del Papa. Proprio qui davanti, sarà naufragata qualche nave, chissà. E un'altra, addirittura, nella Ruppe di Gallina, dove ai tempi di mio nonno ci si buttava la mondezza. E sì, era una discarica. Era una discarica, se vede qualcuno svuotato la soffitta, c'aveva una moneta greca lì, che è preziosissima, non lo sapeva, è finita lì, e l'hanno trovata lì. Quindi due di ste 93 l'hanno trovata al passetto, ho detto, hai visto, mai non c'è due senza tre, ne trovo monete un'altra. Monete che c'hanno 2200 anni. C'hanno 2200 anni. Allora, le monete d'Ancona sono tante, sono più di 300 e la gente non lo sa perché è un argomento di nicchia. Ste monete, che sono tantissime, sono quasi tutte medievali e rinascimentali, quindi dal 200 al 500. Però c'è un'eccezione ed è la famosa moneta greca, che invece dei anni ce n'ha 2200, perché è di circa il 215, anno più anno meno, avanti Cristo. Allora qui lo dovrebbero sapere tutti che Ancona è stata fondata, tra virgolette fondata, non è vero, perché qualcuno in Ancona c'è sempre stato anche prima, che anche arrivassi... prima, però diciamo che sono arrivati dei coloni da Siracusa, coloni dori, ecco perché Ancona si chiama la Dorica, e questa gente è arrivata qui intorno al 380 avanti Cristo e a un certo punto ha coniato monete quando ancora i romani non erano arrivati. E questa moneta greca è famosa perché c'ha il simbolo che poi è diventato della provincia d'Ancona, quella col gomito. Il famoso gomito. È il gomito, infatti Ancona in greco vuol dire gomito. Dopo la inquadriamo magari da vicino perché io sono così... Cioè la inquadriamo perché te c'hai una di queste due monete. Io sono così fortunato ad avere la 93esima delle 93 monete recensite. È come zio Paperone con la numero uno. Io c'ho l'ultima. Te c'hai l'ultima. L'ho trovata ad un'asta negli Stati Uniti, è stata una fortuna e appena l'ho vista ho detto questa deve essere mia. Questa moneta è un mistero perché nei 93 esemplari che si conoscono compare con dimensioni diverse, ci sono molto piccole, medie e grosse. Quella grossa è il doppio di quella piccola e non c'è nessuna indicazione del valore, quindi non si sa. Ce la prendiamo così. Ce la prendiamo così. Ecco, la giriamo così dall'altra parte vediamo il profilo
la dea. Come è fatta sta moneta? Da una parte c'ha il profilo di Afrodite. Afrodite era quella che i latini chiamavano Venere, e infatti si dovrebbe sapere che dove c'è adesso il Duomo d'Ancona, sotto c'era il tempio di Venere. Ante domum Veneris quam dorica sustin tancon, questo è Giovenale. Dall'altra parte invece c'è il gomito. Il gomito perché Ancon, alfa, gamma, kappa, omega, ni, chi ha fatto il liceo classico sa che alla gamma davanti alla kappa... Sì, io ho fatto il liceo classico. Sono sfortunato. Sa che la gamma e la kappa si pronuncia nk, e quindi Ancon era scritto in queste monete. Quindi questa moneta è in assoluto la prima moneta d'Ancona. Poi bisogna fare un salto di 1300 anni e fare tutto un altro discorso che andiamo a fare. E adesso quindi ci spostiamo. E andiamo da un'altra parte. Sì. Meno ventosa. Meno ventosa. Guarda, salutiamo il passetto. Sì. Come si vede, ci sei, tu sei, siete qua. Allora, perché dicevamo un posto un po' più riparato dal vento, ma allora, in realtà siamo dentro alla Mole. Qui c'è la galleria del vento, ci spostiamo. Che me sa che dentro alla Mole è la prima volta che ci vengo a fare le riprese. Quindi questa è una new entry, sei il primo cicerone dentro alla Mole. Allora, facciamo un bel saltino in avanti di 1200 anni, dopo la moneta greca. In Ancona ci sono ovviamente i romani. I romani ad Ancona non danno nessuna moneta, perché più accentratore dell'impero romano non c'è niente, quindi le zecche locali non esistono, si faceva tutto a Roma. Arrivano i barbari, invasioni barbariche, scompare la moneta, i commerci in tutta Europa sono ridotti a zero e si campa facendo baratti. Il baratto? Sì, in Ancona cosa si faceva intorno all'anno 1000? Si usavano monete, le poche che c'erano in Italia, che erano quelle di Lucca e di Pavia e di Venezia. Quindi perché Lucca, Pavia e Venezia? Allora, Lucca e Pavia perché erano città imperiali, erano molto vicine al Sacro Romano Impero e avevano l'autorizzazione di battere moneta. E Venezia invece no, se l'era presa da sola, perché Venezia già commerciava 200-300 anni prima di quando abbiamo cominciato a commerciare noi. Ha fatto da sola. Ma anche noi abbiamo fatto da sola. Adesso ci arriviamo, ci arriviamo. Adesso ci arriviamo. Che monete c'erano? C'erano le monete che aveva pensato quel grandissimo cervellone di Carlo Magno. Carlo Magno ha dato all'Europa un sistema monetario nuovo che durerà per moltissimi secoli. E il sistema suo era basato sulla lira, era una moneta che non esisteva, era una moneta ideale. Lira vuol dire libra d'argento, erano 330 grammi d'argento, quindi non poteva essere una moneta vera. Però lui ha preso questa unità virtuale e l'ha divisa in 240 parti, lui ha diviso in 20 e in 12. Una libra erano 12 soldi e un soldo erano 20 denari. Quindi il denaro, l'unica moneta vera era il denaro, che era la 240esima parte della libra, però in Ancona ancora non c'era una moneta nostra. Quando è che Ancona comincia a pensare a facciamo la moneta anche noi? Quando Ancona sviluppa i suoi commerci, e questo succede intorno al 1100. Comincia a trafficare con l'altra sponda del mare e comincia a trafficare con le città del nord Italia, e allora serviva una moneta anche da noi. Dovevamo chiedere l'autorizzazione imperiale, non è mai arrivata. Abbiamo fatto da soli. De testa nostra. De testa nostra. Abbiamo pensato che si poteva fare benissimo un denaro anconetano. Questo denaro è una delle monete medievali più comuni che esistono in tutta Italia. Uno trova il denaro in migliaia e migliaia di esemplari, lo compra ai mercati. Quindi non è raro, è una roba proprio comunissima. Non solo non è raro, è comunissimo. Insieme al denaro genovese è una delle monete più comuni che esistano. È una monetina che uno può comprare per 5 euro, per 10 euro al... Te ce l'hai? Certo che ce l'ho. Manca dirlo. Ce mancherebbe, adesso ve la faccio vedere. Ah, ce l'hai qui? Certo, ve la faccio vedere. È questa piccolina, da una parte c'è la croce,
tutte le monete europee di quell'epoca avevano la croce. Croce patente? Croce patente, cioè con le braccia che si allargano un pochino. Stupito, eh? Oh, questo è l'altro lato invece, e questo è un lato che necessita di qualche spiegazione. C'è un... Riesci a vedere che c'è una CVS in mezzo, si vede? Il santo patrono d'Ancona è San Ciriaco, sì. Quiriacus si diceva in latino. Allora, a quei tempi, verso il 1100, ancora gli zecchieri non erano in grado di coniare delle monete con delle immagini, ma riuscivano, con la tecnologia di allora si potevano fare solo delle scritte. Allora ci hanno scritto nella circonferenza, nella periferia della moneta, Quiria, sì. E poi in mezzo Cus, CVE, perché la U si faceva, certo, con la V, sì. Quiria Cus, quindi è un pezzo di San Ciriaco fuori e un pezzo di San Ciriaco dentro, no? Una strana roba, quindi. Una strana roba. Questa è una moneta incredibilmente comune, che è durata 250 anni, come se noi ancora spendessimo le monete del 700, una cosa inconcepibile ai tempi nostri. Allora ci ripariamo qui, okay, dal vento. No, te volevo chiedere, ma visto che è così piccoline ste monete, cioè se uno doveva fare una spesa grossa, quindi serviva tanto tanto denaro. Anticamente, ma anticamente fino all'altro ieri, fino al 700, non si scriveva mai il valore delle monete. Le monete valevano per il peso che avevano, cioè valevano per l'argento o per l'oro che c'era dentro. Ah, ecco. Ma se te dovevi comprare un carico prezioso di stoffe, di lane, di legname, come facevi? Dovevi andare lì con la carriola. Ancora una volta gli anconetani hanno fatto da soli, senza stare a chiedere il permesso di nessuno, e hanno fatto un multiplo di 24 denari e hanno creato il grosso. Perché grosso? Perché il denaro, quello che abbiamo visto prima, è il denaro picciolo, e adesso invece c'era il grosso, e il grosso l'hanno chiamato grosso agontano. Te lo devo dire, che il grosso agontano è una moneta famosissima, che in Ancona tutti ne hanno sentito parlare, o perlomeno se non hanno sentito parlare della moneta hanno visto la bottiglia di vino. È arrivato il video dopo. Il rosso conero che ho scritto. Che si chiama grosso agontano. Grosso agontano. Il grosso agontano è questo qui. E c'è pure questa. E c'ho pure questa, è una moneta abbastanza comune, si trova in giro per poche dentro decine. Dentro la stessa custodia di quell'altra, le vicine. Sì, sì, perché sono monete parenti, una è multipla di quell'altra. Cioè il valore di ste monete, te una volta mi hai detto, vediamo se mi ricordo, sì, che per valutare una moneta serve tre robe: quello che c'ha la moneta, quello che te valuta la moneta, ma soprattutto quello che te la compra, sì, a quel prezzo, allora, che è quello che manca. Cioè, allora, quello che manca è, manca nelle monete moderne, che uno crede invece un tesoro. Per le monete antiche è diverso, c'è un mercato molto più riconosciuto. E si comprano alle aste, ci sono delle case numismatiche. Io direi che per le monete antiche quello che conta per determinare il valore è lo stato di conservazione, perché non c'è una, certo, moneta uguale, certo, all'altra, perché, certo, si rovinano col tempo. Per esempio abbiamo visto che il denaro è comunissimo, e il grosso agontano che abbiamo visto adesso è abbastanza comune, è una moneta che uno con 50-70 euro se la porta a casa. 100 euro, voglio esagerare, se la trova bellissima. Cosa c'ha sta moneta? C'ha per la prima volta un'immagine, l'immagine di San Ciriaco. Compare, finalmente siamo a metà 200, siamo riusciti a fare con la tecnologia del momento un'immagine d'un santo. C'è proprio disegnato. Dall'altra parte c'è la solita croce, la croce non mancava mai. Se senti? La roba che non ci si crede. Qui siamo passati da Carlo Magno, però cioè ormai comincia a essere ora dello Stato Pontificio. Beh, no, è presto. No, è presto, perché Ancona era nominalmente sotto lo Stato Pontificio, ma nella realtà era totalmente indipendente. Ancona era un libero comune, così come i vari liberi comuni. Non siamo ancora alla Repubblica Marinare. Ma sì, siamo. Sì, 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 siamo al periodo del 1100-1200. Però lì c'è, non si può dire che eravamo Repubblica Marinara, ma vero, sì, ma non era. Non aprimo sta argomento. Non aprimo sta argomento, che ci sono un sacco di No, non è il caso. No. No, invece i papi arrivano tardi, arrivano intorno alla fine del 400, in modo sempre più, mettono sempre più il naso nelle vicende politiche nostre. Si comincia a vedere per la prima volta nelle monete di Ancona, perché Ancona intanto continuava a battere le sue monete per conto suo, però cominciano a comparire le chiavi incrociate. Le chiavi si chiamano decussate, che sono il simbolo delle chiavi di San Pietro, no? Simbolo del potere pontificio. Poi nel 1532 succede il patatrac.
Io qui ci faccio vedere una moneta del Papa incriminato. Quindi tiriamo fuori un'altra moneta. Clemente VII è il Papa del Sacco di Roma. C'erano stati Lanzichenecchi nel 1527 a Roma, avevano fatto l'ira di Dio, saccheggiato, ucciso. Lo Stato della Chiesa era estremamente impoverito. Allora il Papa ha pensato bene, ma sai cosa facciamo? Noi vendiamo Ancona. Ci sono dei personaggi estremamente ambiziosi nel mio seguito, c'è il cardinale Benedetto Accolti che ha delle mire, io gliela vendo la città, gliela vendo per una cifra neanche altissima, gliela vendete per 19.000 scudi. E come faccio però per impadronirmi veramente della città? Ho bisogno di costruire una fortificazione. E infatti qua sopra c'è la cittadella, l'architetto famoso San Gallo, con l'idea che serviva per difendere la città dalle crescenti incursioni dei turchi, e invece in realtà l'ha usata per impadronirsi della città. Ci ha messo i militari. Una volta che ci ha messo i militari, ciao, il colpo di Stato è stato fatto, il cardinale Accolti si è pappato la città, ha bruciato tutte le carte dell'archivio, ha messo a morte alcuni dei nobili che reggevano il governo precedente e ancora entra nello Stato della Chiesa. E questo era Clemente VII. Ve ne faccio vedere una, va, vediamo se riesco. Quindi me ne tiri fuori un'altra. Te ne tiro fuori un'altra. Se qui poi ci dai una botta in testa te ne frega, perdiamo un bel po' di quattrini. Allora, questa è bella, è una delle tante, è bella perché c'è c'è il motto cittadino: Ancon Dorica Civitas Fidei. È una moneta di Papa Sisto V, siamo alla fine del 500. Papa Sisto V era un marchigiano, fra l'altro, era di Grotta Mare. Pelo. Su questa moneta abbiamo fatto un divertente dialogo con i tifosi dell'Ancona. Io sono un grande tifoso dell'Ancona. Dovete sapere che quando l'Ancona era nelle serie più basse, infine, uscì una maglietta con scritto dietro Ancon Dorica Civitas Fidei, però Ancon era scritto col K. Con i miei amici tifosi abbiamo cominciato un dibattito se va scritto con la K o con la C. Secondo me va scritta con la C, primo perché in questa moneta c'è scritto con la C, poi perché in latino Ancon si scrive con la C, la K i latini non ce l'hanno, non ce l'aveva. Però un briciolo di ragione ce la poteva avere pure il presidente Marconi quando ha fatto la K, perché Ancon in greco è con la K, quindi diciamo che non ci ha torto nessuno, però sarebbe meglio farla con la C. Con la C. Con la C. Ancon. Quindi adesso riattraversiamo tutta la mole da nord a sud e sbuchiamo fuori davanti a Porta Pia. Eh sì, perché Porta Pia c'ha una valenza importante. La mole l'ha fatta un papa, la cittadella l'ha fatta un altro papa e Porta Pia l'ha fatta il terzo papa. Sì, sì. Te l'ho messo in ordine cronologico. Che guarda caso, ho preso. Si chiamava Pio. Porta Pia, certo. Sì, Papa Pio VI, adesso ne parliamo. Se non c'è Porta Via il vento. Se non c'è Porta Via il vento, che oggi tira di brutto, eh. Papa Pio VI era quello che era entrato in Ancona sopra la salita del gas. È proprio lui. Una volta in Ancona non ci si entrava dagli archi come adesso, ma ci si entrava dalla porta di Capodimonte. Quindi su alla cittadella bisognava arrampicarsi su e poi venire giù per via Stagno, che era una cosa... Da qua? Sì, era una cosa spaventosa. Rigidissima. Con i cavalli. Allora il Papa... Tutto il corteo papale che saliva su. Con tutto il corteo è entrato in Ancona e ha detto: Madonna che macello che entra in sta città. Qui bisogna pensarla diversamente. E ha fatto spianare tutta la parte a mare dove c'erano una serie di insediamenti militari e ha fatto la strada, quella che si chiama la strada Pia, che è quella ancora che c'è adesso. Via Marconi. Che è via Marconi, via 29 settembre. Esatto. L'ha fatta lui. Siamo nel 700, siamo ai tempi della rivoluzione francese, fine 700, 1787, 88, 89. Pio VI era un papa cesenate, Braschi, e uno dei pontificati più lunghi del 700, è stato papa per oltre 20 anni. Cosa ha fatto per Ancona, oltre alla utilissima strada e alla porta, che appunto si chiama Porta Pia? Vieni che adesso... qua, vieni qua, gira, eccola qua, dietro a noi. Appunto Porta Pia. Adesso noi ci andiamo? Noi no, basta poi che la inquadriamo. Però inquadriamo una cosa bella che ha fatto il Papa oltre alla strada. Un'altra moneta. Erano 200 anni dai tempi di Sisto V, che abbiamo visto prima, quello del Grotta Mare, che ancora non batteva più monete, perché Sisto V a un certo punto si era stufato, aveva detto: adesso basta con le zecche periferiche, le chiudiamo tutte, lasciamo solo Roma e Bologna. E quindi ancora chiuso.
è rimasta chiusa, zecca. È rimasta chiusa per due secoli. Nel 1786 Papa Pio VI ne ha riaperte tante, 17 zecche, aperto fra cui quella di Ancona. Come dire, questa deve entrare proprio qui. Aspetta, scalzamoci. E quindi adesso, questa si dovrebbe vedere bene, presentiamo la prima moneta d'Ancona dove c'è scritto quanto vale. C'è scritto Paiocchi 2,5 Ancona 1796. Allora, questa moneta, la giro, si chiama San Pietrino perché dietro c'era San Pietro. Eccolo lì, eccolo lì. Faccione di San Pietro. Questa è una moneta molto comune. Perché si dice non c'ho un bocco in Ancona? Perché come la nostra puntata. È la contrazione del baiocco. I baiocchi erano venuti fuori ai tempi di Sisto V, a fine 500, e era diventata la centesima parte dello scudo. Quindi, sempre in mezzo al vento, che ci si porta via. Speriamo che l'audio riesca a venire bene. Usciamo dalla mole vanvitelliana. Sperando che non ci pigli sotto un tiro. Sempre speriamo. Della mole niente, non abbiamo detto niente. La mole ci siamo scordati di dire una cosa importante, che la mole è del 700, sì. È del 1732, a quei tempi era papa. Non c'avevamo una moneta pure sulla mole? No, la moneta no. Come ho detto, per due secoli abbiamo fatto senza, sì. Però ci abbiamo meglio, ci abbiamo una medaglia, ci abbiamo la medaglia dell'inaugurazione. E te sta medaglia celebrativa ce l'hai? Ah, eccola qui, un po' che padellone. Ci abbiamo anche il medaglione, eccolo. Questo qua. Qui si vede proprio la mole ben bene. Sì, il pentagono. Il pentagono. Eccolo qui, guarda, che bella ripresa con la mole dietro e te con la medaglia. Questa merita, anche perché non è facile da trovare questa medaglia qui. Te faccio pure la foto, eh. Facciamola pure a Clemente XII, che se lo merita. E questo è Clemente. Questo è il Papa di Piazza del Papa, eh? È lui. Con in testa il suo triregno, si chiamava quel cappello papale maestoso. Qui c'ero stato a fare la puntata sulla casa del boia, perché qui sotto ci impiccavano. Ci impiccavano da San Giovanni de Collato. Cioè. Quindi è giusta. Giustissimo. Oh, bene, quindi la puntata del boia ha questa veridicità storica. Sì, bene. Sì. Siamo venuti quassù per raccontare un po' la storia della cittadella, che appunto è nata sotto Clemente VII negli anni 30 del 500, e poi per ben tre secoli è stato il presidio militare d'Ancona. Quindi assedianti e assediati vertevano qui. Aspetta, ti interrompo un attimo, sì. Perché la cittadella è questa. La cittadella, cioè, è questa. Qui. Il parco cittadella in realtà è il campo trincerato. Te lo dico perché l'anconetano si sbaglia. Cioè la cittadella. Vera cittadella, questa. È questa, Clemente VII qui ha pensato. Durante i numerosi assedi che la città ha subito, gli assediati si ritiravano qui in armi, e qui si sono ritirati i francesi nel 1799, che è un anno tremendo per Ancona. La rivoluzione francese c'è già stata, Napoleone è già partito alla conquista dell'Europa, nel 1797 è arrivato in Ancona, ha fondato la Repubblica Anconetana, la città è piena di sollevazioni, di moti insurrezionali, c'è un grandissimo casino, diciamocelo pure, in città. A un certo punto i nemici di Napoleone assediano Ancona via mare. La flotta austro-russo-turca, quindi pensate un po' che mix terribile, no? Allora, durante questo assedio sono state coniate delle monete in Ancona. C'è pure questa? Sì, certo che ce l'ho, certo, l'ho portata qui con me. È una moneta di rame. Allora, ci sono determinate monete nella storia che si chiamano monete ossidionali, da obsidium, che vuol dire assedio in latino, perché sono le monete create durante gli assedi, hanno una storia particolare. Che non c'entra niente con la radice che si ossida. No, vabbè, fa finta che non ti ho detto niente. Sono le monete create durante gli assedi, quindi in condizioni particolarmente sfavorevoli, con delle zecche improvvisate. I francesi che erano assediati qui battono queste monete da due baiocchi, grezza, vedete come grezza, una moneta di rame dove c'è scritto solo due baiocchi. Come fai a capire che da Ancona? Di qua c'è scritto Ancona, Rep Rom, Repubblica Romana. Durante questo assedio sono state battute in grande quantità, una moneta abbastanza comune. Io però ce n'ho un'altra da farti vedere di moneta
dove c'entrano sempre gli assedi e c'entra sempre la cittadella. E questa c'è la prima Repubblica Romana. E quindi come alla mole ci contestualizziamo sia a livello logistico che a livello numismatico. Un'altra moneta molto rozza di rame, no? Come si capisce che era d'Ancona? Da questa lettera A che c'è in fondo. Eccola lì, la A. Perfetto. Era la Repubblica Romana, infatti qui vedete ci sono i fasci, perché il Duce non si è inventato niente, i fasci esistevano da prima, no? Presi già da romani. Il simbolo rivoluzionario. Questa era la Repubblica Romana di Mazzini, Saffi e Armellini. E il 1849, quindi 50 anni dopo l'assedio napoleonico, c'è l'assedio da parte degli austriaci. Allora, su questa moneta, che anche lei è una moneta ossidionale perché è stata coniata sotto assedio degli austriaci, si raccontano tante leggende. Altra moneta comunissima che si trova in giro sul mercato con facilità. Quando l'assedio era arrivato agli ultimi tragici momenti, si stava per capitolare, erano finite le munizioni, stava finendo la roba da mangiare, usavano alla fine queste monete come proiettili, le mettevano nei cannoni e le sparavano. Tant'è vero che dovrebbe essere vera questa notizia, non solo leggenda. Quindi raccontiamo questa. Nei campi intorno ad Ancona, nei campi dalle parti di via Montemarino, dalle parti di via 25 Aprile, dove c'erano gli assedianti, hanno trovato tanti frammenti. E i frammenti segno che le sparavano, e durante lo sparo queste monete andavano in pezzi, diventavano schegge. Alla fine Ancona cede dopo un assedio, una difesa eroica. Ci sarà il decennio austriaco prima dell'unità d'Italia. Questa è l'ultima moneta coniata in Ancona. Nel 1860 arriva Re Vittorio Emanuele, prima con la battaglia di Castelfidardo e poi con la presa d'Ancona il 29 settembre, da cui la via 29 settembre, si entra nella Repubblica Italiana. Monete d'Ancona non hanno più senso. Ci sono le monete nella Repubblica, scusa, ho detto una fregnaccia, nel Regno d'Italia, e quindi si useranno in Ancona le monete del Regno e poi dal 1946 le monete della Repubblica Italiana. Quindi chiudiamo qui. E chiudiamo qui, perché insomma ci abbiamo... Abbiamo fatto tutto il giro. Siamo partiti dal 200 avanti Cristo, poi siamo passati al Medioevo, poi i Papi, e poi Napoleone e alla fine gli austriaci. E quindi una storia lunghissima attraverso le monete, un aspetto poco conosciuto, poca gente sa che c'erano monete anconetane, ma invece si impara la storia di questa città proprio attraverso le sue monete. Perfetto, quindi per strane robe abbiamo fatto anche questa puntata qui. Visto che ci siamo, io passo dall'altra parte, mi metto a fuoco e con dietro la cittadella, quella vera. E salutiamo. E allora salutiamo. Alla prossima. Alla prossima. Grazie Piero.